Cresce di poco ma cresce la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia nel 2015, oltre 3 milioni di tonnellate di rifiuti raccolti, più 0,5% rispetto all'anno precedente. È la notizia che emerge dal rapporto annuale di Comieco, il consorzio per il recupero di carta e cartone. Durante la conferenza stampa che si è tenuta presso la Biblioteca del Senato a Roma, sono stati resi pubblici i risultati italiani nella raccolta differenziata di carta e cartone 2015, gli sviluppi fatti negli anni, i risvolti economici e i prossimi obiettivi nazionali. Il trend è positivo, quindi, e vede protagonista il Sud che fa da traino, mentre al Nord e al Centro il rapporto mostra una sostanziale stabilità della raccolta di carta e cartone. Con questo rapporto credo che il dato più importante sia il consolidamento della raccolta differenziata di carta e cartone, che ormai ha superato i 3 milioni di tonnellate. E dentro questo dato abbiamo lo sprint che per la prima volta registriamo nell'area meridionale, oltre il 4%, un dato molto interessante che ci fa ben sperare che il Sud, in un tempo anche ragionevolmente breve, dai 32 kg per abitante di raccolta di carta e cartone, possa arrivare alla media nazionale che si attesta sopra i 50 kg. Abbiamo casi di grande interesse sia della città di Bari che della città di Napoli che ci dimostrano che effettivamente è possibile. Per quanto riguarda invece la sfida dell'economia circolare? Io direi che per quello che riguarda l'economia verde, l'industria cartaria, proprio perché in Italia ha una vocazione, essendo il nostro un paese ricco di boschi poveri, non abbiamo la cellulosa, una vocazione al riciclo, abbiamo davanti una prospettiva molto interessante, cioè quella che tutte le raccolte differenziate di carta e cartone, soprattutto pensando alle circa 600.000 tonnellate che ancora oggi non sono raccolte e finiscono in discarica, possono una volta raccolte essere impiegate attraverso un riciclo che di per sé rappresenta una delle leve più importanti dell'economia circolare. Noi abbiamo sulla carta e cartone, ma anche su altri rifiuti da imballaggio, ampiamente rispettato quelli, gli obiettivi della direttiva europea di qualche anno fa. Dobbiamo recuperare ritardi in alcune zone, perché a livello nazionale ci siamo riusciti, ma alcune zone sono ancora in ritardo. Il sud Italia ha ancora forte sacchi di resistenza rispetto al fronte sostenibile della gestione dei rifiuti. Però insomma, negli ultimi anni gli sforzi sono concentrati sul sud Italia, da parte del Comieco, da parte del CONAI, noi da tanti anni con i nostri circoli locali, con i nostri comitati regionali del sud, continuiamo a spingere per far aumentare la raccolta differenziata, premiando i comuni ricicloni e mettendo alla gogna quelli che non fanno la raccolta differenziata. Insomma, si vedono i primi risultati importanti, perché insomma, oggi possiamo contare nel sud Italia esperienze di anche grandi città che fanno cose straordinarie sul ciclo dei rifiuti: Salerno, Andria, Cosenza, Catanzaro, speriamo presto anche Palermo e Catania. Serve convincere i sindaci e gli assessori dell'ambiente degli altri capoluoghi di provincia del sud che ancora non fanno la raccolta differenziata, e poi ovviamente di tutti gli altri comuni anche non capoluoghi di provincia, e poi serve costruire gli impianti di riciclo, perché nel sud Italia c'è una grandissima carenza sotto questo punto di vista, e spesso i comuni ricicloni che fanno più raccolta differenziata sono costretti a portare quei rifiuti in impianti di riciclaggio che sono distanti magari centinaia di chilometri, affrontando dei costi che potrebbero evitarsi se gli impianti di riciclo fossero anche nel meridione. Un'ultimissima domanda per quanto riguarda la sfida dell'economia circolare e il problema emergenza rifiuti che c'è a Roma. Allora, l'economia circolare ormai è diventata una grande suggestione, che sta diventando anche direttiva europea. C'è un pacchetto europeo che è in discussione nel Parlamento europeo, nei prossimi mesi verrà approvato, la relatrice è italiana, e questo è un riconoscimento anche delle tante esperienze straordinarie che il nostro paese può vantare. Le norme devono essere praticate in tutte le realtà, a partire dalla capitale del paese, che può vantare tante esperienze di gestione sostenibile dei rifiuti. Roma deve fare 10 passi in avanti sul ciclo dei rifiuti, deve migliorare la raccolta differenziata, deve domiciliarizzare il sistema, deve fare gli impianti di riciclo, perché oggi Roma esporta con 160 auto articolati l'organico differenziato nelle regioni del nord-est, e questo è un costo ambientale oltre che economico che il paese si deve risparmiare. Serve fare gli impianti di riciclo a partire da quelli dell'organico, le fabbriche dei materiali assolutamente sì, e poi bisogna mettere in campo un sistema di tariffazione puntuale anche nella città di Roma, come Parma
fa ormai da un anno a questa parte, una città di 200.000 abitanti che fa pagare i cittadini in base a quanti rifiuti indifferenziati producono. Più ne producono e più pagano, se fanno più raccolta differenziata pagano di meno. Ecco, questa è una soluzione ai problemi di Roma, speriamo di vederla praticare nei prossimi mesi una volta per tutte. Sono stati oggi rappresentati i progressi conseguiti, non soltanto significativi nel caso della raccolta differenziata di carta e cartone, ma anche dei numeri significativi sull'intera gamma dei materiali. Si tratta di 6 materiali di imballaggio, per darvi proprio un numero significativo estremo, a fronte di un incremento dei conferimenti ai consorzi di filiera di rifiuti di imballaggio mediamente in Italia in crescita del 6,4%, il centro-sud Italia è cresciuto sia in termini percentuali sia in termini assoluti di più, è cresciuto dell'8,4%.